James Allison, direttore tecnico scuderia Ferrari, guardiamo al prossimo Gran Premio in Malesia, ma prima facciamo un passo indietro e ti chiedo le tue impressioni sulla prima gara dell'anno in Australia. Da un certo punto di vista Australia è andato abbastanza bene per noi, siamo arrivati sul podio nel prima gara dell'anno, questo ci ha dato un po' di soddisfazione, però da un altro lato ci ha dato un po' di dolore perché la gara di Kimi, lui ha fatto un DNF e anche il gap fra noi e la Mercedes è stato troppo grande per noi. Quindi durante l'arco dell'anno vorremmo migliorare queste macchine per essere più competitive rispetto a loro. E ora ci spostiamo su una pista sicuramente diversa, perché è un circuito permanente, perché fa molto più caldo, ma è davvero così diversa da un punto di vista tecnico dalla prima, quella di Melbourne? Sicuramente dal punto di vista di clima è molto diverso, più caldo rispetto a Melbourne, però dal punto di vista della pista si stessa non è molto diverso. Normalmente giudichiamo le piste in termini di due sensibilità, la sensibilità di carico aerodinamico e di cavalli. Con questi due numeri Sepang è molto molto simile a Melbourne, quindi una macchina con un certo livello di competitività a Melbourne dovrebbe avere più o meno lo stesso quando arriviamo a Sepang. La differenza è più caldo, è una prova per sia la macchina che anche le gomme, perché le gomme diventano stressate quando la pista viene molto caldo. Allora, proprio di gomme, normalmente abbiamo visto usare spesso mescole più dure qui che su altre piste, perché è proprio dello stress. È un motivo di preoccupazione per il team o si affronta in maniera normale? Hai ragione che portiamo a Sepang mescole più dure, c'è la mescola dura e media. Però una volta che arriviamo in pista dimentichiamo esattamente qual è la mescola rispetto alla pista precedente e lavoriamo con quello che abbiamo, c'è un option e un prime. E quindi non ci dà grossi problemi se questo l'option è un media, un soft o un super soft. La cosa più interessante per noi è di scoprire come vanno le gomme in FP2 per giudicare la strategia in gara, perché normalmente a Sepang c'è l'opportunità per un undercut abbastanza grande in pista dopo il primo pit stop, e questo ci dà una strategia interessante. Strategie di gara certamente, ma bisogna anche qualificarsi, e le qualifiche possono essere molto insidiose in Malesia per via di temporali improvvisi che più di una volta hanno lasciato fuori dalla Q2 anche vetture prestigiose. Come si affronta questo tipo di sfida? Abbiamo una informazione sul meteo per ogni sessione che abbiamo in FP2, FP1, in qualifica, in gara. E abbiamo anche un radar dove si vede la pioggia, eccetera. E seguiremo tutta la fine settimana seguendo i dati sul radar anche dalla previsione che abbiamo ricevuto sul meteo. E speriamo di uscire allo tempo giusto, al momento giusto per la macchina, per evitare la possibilità di soffrire nella pioggia. Ultima domanda quindi, riassuntiva: come ti aspetti che possa essere la prestazione della Ferrari, della SF15T, su questa pista della Malesia? Abbiamo visto una Mercedes molto competitiva a Melbourne. Prendo per buono che loro sarà abbastanza forte anche in Sepang, quindi per me la cosa importante è di assicurare che la Ferrari è appena dietro. Speriamo di chiudere il gap che c'era a Melbourne un po' e di mettere dietro noi i due Williams,